Con Nicola ci siamo conosciuti anche con Carla e con Maria in occasione dell'applicazione, prima della stesura, poi dell'applicazione del regolamento dei beni comuni che il Comune di Padova ha, diciamo così, promosso, perché Nicola è un filosofo del diritto e si occupa del tema dei beni comuni in maniera, come dire, strutturata e da ricercatore, in maniera scientifica, ecco. E abbiamo continuato questa frequentazione molto saltuaria, devo dire, ma la prima cosa che vorrei dirgli e dire a tutti voi è che questa porzione che ci è stata letta della favola o delle favole, a mio avviso, descrive precisamente, la dico per come la penso, l'anima di Nicola. Cioè, lui è fortemente convinto, e la sua ricerca anche filosofica su questo si fonda, che le relazioni tra le persone, il prendersi cura, possono generare, come dire, comunità, e che la comunità che si fonda su questi presupposti sia una comunità a sua volta, come dire, generatrice. E l'incontro nasce perché quest'estate stavo leggendo anche delle epistole di Rainer Maria Rilke, e in parecchie di queste epistole emergeva fortemente il tema della trasformazione. Ora, io avrei anche il libercolo di Rilke, ma non lo leggerò perché pare brutto poi leggere il libro di un altro alla presentazione del libro di un altro. E, no, in realtà, perché non sarei in grado di sostenere poi tutto, come dire, l'impalcatura argomentativa. Ma al di là di questo, a mio avviso la potenza di queste favole, o di questa favola, e adesso arriverò al terzo punto, però la potenza, ed è il secondo punto, è il tema proprio della trasformazione come elemento che consente alle relazioni di continuare ad esistere, che consente agli esseri viventi e non, perché anche le pietre fanno parte di questo paesaggio immaginario di Nicola, riescono a stare con noi nel tutto e a generare appunto materia vivente, non so come altro dirlo. Quindi il tema della trasformazione, dell'unione opposti, di diversi, e allo stesso tempo della proprio cancellazione del confine, è un tema che secondo me caratterizza questo testo. E terzo punto, molto ne parlavamo prima al bancone, ripetutamente in questi giorni dovevo tornare al libro per ricordarmi se il titolo era Le favole per i giorni a venire o La favola per i giorni a venire, perché io mi ricordavo una favola sola, cioè io l'ho letto e mi ricordavo una sola favola, e invece l'ha chiamato Le favole per i giorni a venire, e quindi mi domandavo, ma perché continua a chiamarlo Le favole se la favola è una? Poi appunto, se vorrà, potrà offrirci questo, anche questo tipo di riflessione, perché come al solito non è una riflessione scontata quella che ci può offrire Nicola. E quindi ecco, io l'ho letto con meraviglia questo libro, nel senso che è un libro per bambini anche, non è un libro necessariamente per persone adulte, è un libro che può sembrare, come dire, semplice nelle descrizioni. In realtà è un libro che secondo me ci mette di fronte allo specchio della possibilità di stare nel mondo in maniera semplice, ma essenziale per la vita degli altri e delle altre, ma intesa come dire, la vita di tutto quello che ci circonda sul pianeta. Ecco. Le mie riflessioni le fermerei qui, nel senso che poi magari, insomma, ci sarà modo anche di confrontarci con voi, se avete voglia di fare delle domande, quindi lascerei anche più spazio a voi.